non ho mai visto un rollout del genere. Ciao, sono Aldi for the Culture e oggi parliamo del nuovo album di Playboi Carti, ma soprattutto di tutto quello che gli sta girando attorno. Prima però, per chi non lo sapesse, spieghiamo che cosa significa il termine rollout. Diciamo che con questa parola ci riferiamo a tutto quel processo di sponsorizzazione, di hype, che precede l'uscita di un album. Quello che ha fatto Playboi Carti non è un qualcosa che non ha mai fatto nessuno, non è vero, ma il modo in cui lo sta facendo è decisamente interessante. Sono sul profilo Instagram di Opium e vediamo insieme quello che è successo nell'ultimo mese, perché il 7 dicembre viene caricata una foto con scritto I am Music, che molto probabilmente sarà o il titolo dell'album o comunque sarà solo Music, però insomma già era un primo segnale. Dopo due giorni, così, senza senso, completamente a buffo, ha caricato un'intera canzone su Instagram, e per chi è fan di Playboi Carti sa quanto questo evento sia raro. Il video tra l'altro ha fatto dei numeri pazzeschi, parliamo di 25 milioni di views e 700.000 mi piace, veramente assurdo. Prima di continuare, ora ci terrei a spiegare effettivamente cos'è che rende la musica di Playboi Carti così desiderata, così... Cioè, com'è possibile che questo ragazzo abbia così tanto hype attorno a sé? Ora apriamo Spotify, andiamo sul suo profilo e vediamo le date d'uscita dei suoi progetti. Abbiamo il self-title che esce nel 2017, un anno più tardi carica da Elite e fino a qui non ci sono problemi. La cosa invece un po' più interessante è come prosegue questo percorso da Elite in poi, perché da Elite esce nel 2018, quasi 3 anni dopo viene pubblicato Wallot Red, ma soprattutto da Wallot Red a Music, che deve ancora uscire, sono passati più di 3 anni. Quindi cosa significa? Che dal 2018 al 2024, che è appena iniziato, Carti ha rilasciato attualmente 2 progetti, con il terzo che è in uscita. Effettivamente non sono pochi, nel senso che ci sono anche tantissimi artisti che droppano un disco ogni 5-10 anni, però considerando i ritmi dell'hip hop, soprattutto dell'industria musicale negli ultimi anni, diciamo che tutti bene o male mantengono il ritmo di un album all'anno, chi più chi meno. Invece Playboi Carti se la prende con molta più tranquillità, e c'è da dire anche qui, apriamo una piccola parentesi, il problema dei leak, perché l'intero Wallot Red è stato leakato più volte, Playboi Carti l'ha rifatto più volte, quello che abbiamo ascoltato è stato fatto in un solo mese, quindi se lui droppa così, tra virgolette, poca musica, è anche per via di questo problema, e io invito tutti a non ascoltare i leak, ma soprattutto a non farli uscire. Ora, qual è il problema? Da un progetto all'altro più o meno passano 2-3 anni, e Playboi Carti in quel lasso di tempo rilascia pochissimi singoli e ancor di meno collaborazioni, quindi la sua musica è così speciale proprio per questa esclusività. Non è un qualcosa che puoi sentire tutti i giorni, come magari un singolo di Future, un singolo di Lil Baby, di Travis Scott, ma è un qualcosa che tu ascolti una volta ogni tanto, e quindi questo ti fa crescere un desiderio, insomma, molto più potente rispetto a quello che puoi provare con altri artisti. Quindi già questo ci fa capire come lui sia riuscito, attraverso dei post, dei singoli caricati su Instagram, ad alzare così tanto l'hype, perché non aspettiamo tutti altro da Wallot Red. Quindi lui il 9 dicembre droppa quella canzone, ok? E fino a qui tutto a posto. Appena 5 giorni più tardi carica uno snippet di un altro brano, quello che poi è stato pubblicato sotto il nome di Hood by Air, e i fan completamente impazziti, perché cioè questo ha droppato un singolo dal niente, sta spoilerando un'altra canzone, e attenzione perché non finisce qui. Il 15 dicembre, quindi a distanza praticamente di 8 giorni dal primo singolo, annuncia il secondo brano, che è quello che poi è stato chiamato 2024, che è uscito anche su YouTube, e probabilmente tra questi singoli forse mi azzarderei a dire il migliore. Come se non bastasse, totalmente impazzito, continua a caricare post, keep streaming, I drop another, cioè continuate a streamare, ne droppo un'altra. Quindi già a questo punto tutti si aspettavano un suo album per fine anno, ma soprattutto gennaio, così come anche detto DJ Academics. Quindi oggi, giorno in cui sto registrando questo video, è 7 gennaio, io devo dire che fino al 31, sempre che ne abbia 31 o 30 di giorni, dobbiamo stare tutti con gli occhi ben aperti, perché è ufficialmente iniziata la Carti Season e potrebbe droppare veramente da un giorno all'altro. Siamo arrivati al 16 dicembre, quando lui posta continuate a streamare e ne droppo un'altra. Bene, mantiene la sua parola, una delle pochissime volte nella sua vita, perché il 20, 4 giorni più tardi, esce Hood by Air, forse il secondo singolo che più mi è piaciuto tra questi quattro. Cioè, se dovessi fare una classifica, metterei 2024, Hood by Air la prima, e quella con Travis Scott, Backrooms, ma ci arriveremo dopo. Diciamo che continua a tenere
mantenere questo ritmo di un singolo a settimana, e infatti dopo Hood by Air esce Backrooms con Travis Scott, che ripeto, secondo me tra questi quattro è il singolo un pochino più mediocre. Non perché sia una brutta canzone, ma perché secondo me Travis Scott non è entrato benissimo in questo nuovo mood di Playboi Carti, non che abbia fatto schifo, anzi ha fatto il suo, però ripeto, rispetto agli altri ci ho visto qualcosina in meno. Ora, qual è la cosa interessante? Che questi quattro singoli sono stati caricati tutti tra Instagram e YouTube, nulla è stato aggiunto a Spotify, e questo secondo me è un piccolo campanellino d'allarme, nel senso, questi singoli ora faranno parte dell'album o no? Io sono più per la seconda ipotesi, perché secondo me averli caricati su Spotify in questi giorni avrebbe consentito di racimolare una serie di streaming, di view e di alzare ancora di più l'hype, gli ascoltatori mensili. Invece il fatto che lui li abbia droppati in questa maniera, quasi come caricare delle tracce magari scartate, mi fa pensare che non saranno inclusi nell'album e che quindi chissà poi effettivamente che cosa ci dobbiamo aspettare da questo progetto. C'è da dire che Carti negli ultimi anni, è vero, ha droppato pochissimo anche a livello di collaborazioni, però si è concentrato molto sulla sua Opium, perché in questi anni gli artisti di Opium sono diventati quasi, non direi mainstream, ma non sono più artisti underground, e sto parlando di Ken Carson, Destroy Lonely, ma sotto sotto c'è anche l'Homicide Gang, che sta incominciando ad avere finalmente l'importanza che insomma si merita. Quindi cosa è successo? Che tutti questi artisti sono cresciuti di hype, di numeri e a livello di importanza. Ora c'è anche Playboi Carti, che li mezzo è praticamente il papà di tutti. Partiranno in tour, nell'Antagonist Tour, che sarebbe dovuto cominciare negli scorsi mesi, prima negli Stati Uniti e poi anche qui in Italia, a Milano, sarebbero dovuti arrivare, ma in generale in Europa, è stato tutto posticipato per un semplice motivo: l'uscita dell'album di Carti. Quindi una volta che questo progetto verrà annunciato, e soprattutto uscirà, sicuramente verrà anche riassegnata la data a Milano e in generale in tutta Europa. Quindi secondo me l'idea di Carti è quella: Ken Carson ha droppato, Destroy Lonely, If Looks Could Kill, comunque uscito nel 2023, qualche mese fa, ma è comunque fresco. L'Homicide Gang ha droppato, manca solo il suo progetto e secondo me andiamo incontro ad un tour assurdo. Io spero vivamente di riuscire a prendere un biglietto parterre e voglio andarci più della vita mia. Collegandoci anche al discorso Opium, ora, gran lavoro di Carti, una delle migliori etichette a mio avviso attualmente in America. Saranno presenti nell'album? Ci sarà una traccia con tutti quanti o saranno sparsi come feat? Oppure sarà un progetto un po' più esclusivo, quindi magari con qualche featuring in meno, però gente insomma che vale la pena ascoltare, un po' come in parte è stato con Lotta Red. Questo è ancora tutto un dilemma, non si sa ancora che copertina potrebbe avere, quale sia la tracklist, quando uscirà. DJ Academy ha detto a gennaio, quindi mi raccomando, stiamo tutti molto attenti per questo mese, ma io direi anche febbraio-marzo, secondo me la Carti season e sarà più o meno in questi mesi, perché poi comunque c'è un intero tour da riorganizzare e insomma ci sono anche parecchi soldi in ballo. Il sound secondo me sarà in parte quello di Wall of Red, o meglio, sarà il sound di Wall of Red ma più evoluto, più al passo con quella che è diventata l'estetica Opium in questi anni, perché ora la musica va bene tutto, ma anche dal punto di vista dei personaggi, dell'estetica in generale, Carti ha fatto un lavoro assurdo e quindi è proprio anche ricollegato a questo il così tanto hype nella sua musica. Tutti i fan, ovviamente, si sentono parte di un movimento che non si limita appunto a un album nuovo, un qualcosa di nuovo, ma anche a livello di stile, vestiario e quant'altro. Più o meno credo di aver detto tutto quello che è mia conoscenza in questo momento sul nuovo album di Carti. Io spero di sentirlo al più presto, a me è piaciuto un sacco la sua evoluzione negli anni, ve lo giuro. Vabbè, sono fanboy, ma questo probabilmente si era capito. Voi invece cosa ne pensate? Siete in hype? Secondo voi dropperà a gennaio, a febbraio? Speriamo nel 2024 almeno, sarebbe già un traguardo. Scrivetemi anche voi le vostre considerazioni che avete su questo progetto, su come sarà, se siete davvero carichi, siete in hype, cosa ne pensate dell'evoluzione di Carti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non lo siete, attivate la campanella se già siete iscritti. Ho perso proprio l'abitudine nel fare video su YouTube, però vabbè, noi ci vediamo ad un prossimo e bella così. Non so quando sarà, questo è il bello della diretta, devo lavorare su un altro. Sì.